Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: chi l'avrebbe mai detto che nella prossima edizione di Grande Fratello VIP ci sarebbe stato proprio lui? Ormai pare certo. Grande Fratello VIP, dopo un'altra edizione all'insegna degli ottimi ascolti, quindi, come ormai è già stato più volte annunciato, continuerà a far parte del palinsesto di Mediaset. Insomma, visto il successo della scorsa annata, sarebbe veramente un peccato non procedere in questo senso. Finché la barca va lasciala andare, insomma, come recita una popolare canzone di Orietta Berti. E, in particolare, proprio quest'ultima, la cosiddetta Usignolo di Cavriago, insieme con la riconfermata Sonia Bruganelli, peraltro, è stata scelta in qualità di opinionista per la settima edizione, ancora una volta capitanata dal bravo Alfonso Signorini. Si prospettano, quindi, altre puntate interessanti, influenzate dallo stile originale del famoso di direttore di Chi che ha dimostrato di calzare perfettamente in un format di siffatta tipologia. Così, tutti gli aficionados non dovranno nemmeno aspettare ancora molto, perché i riflettori della casa più spiata d'Italia si riaccenderanno il prossimo 19 settembre. L'attesa, quindi, ormai non è lunga, e già si inizia a ipotizzare chi sarà il personaggio che darà migliori soddisfazioni alla trasmissione e che spiccherà tra tutti. Difficile, a onor del vero, dare già delle premature risposte. Il Toto nome non è ancora definitivo, anche se, si può essere piuttosto certi riguardo a una manciata di volti noti. Il simpatico mezzo busto punto per esempio, ricordiamo, in ordine cronologico, Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi, Pamela Prati, Patrizia Rossetti, e altri ancora. Inoltre, ci sarà un giornalista che forse non ci saremmo aspettati che avrebbe preso parte al famoso show. Invece, a quanto pare, sembra che non ci siano più dubbi che entrerà dalla porta rossa anche Attilio Romita, nonché storico mezzobusto del TG1. Che dire, dopo molto tempo passato ad annunciare notizie, al momento, parrebbe arrivato il momento della svolta, un cambiamento a favore del più puro entertainment. La sua carriera, quindi, conclusa nel suddetto senso, prenderà così una nuova piega, forse più leggera, ma persino probabilmente adatta alla proposta di Canale 5. In effetti, secondo i colleghi, Romita sarebbe dotato di una simpatia fuori dal comune che, a voler guardare, potrebbe essere indicata per Grande Fratello VIP. Beh, vedremo come se la caverà. Anche se, ormai, non possiamo fare altro che fidarci dello straordinario fiuto di Signorini. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.